Adesso c'è l'omaggio a Goliarda Sapienza, fatta da quella a cui devo molto, Alessandra Trevisan. Grazie alla sua giustizia nel mettere i pezzi insieme. Goliarda Sapienza è un'autrice che a me ha rubato il cuore e a cui Alessandra ha dedicato la sua tesi di dottorato e a cui Alessandra sta rendendo giustizia. Quindi è bene che Alessandra parli di Goliarda in maniera più approfondita. Ecco, fra l'altro poi Grazie, Chiara. lei, sapendo l'inglese, può farlo lei stessa, così la sintesi la fa. Essendo anche un'insegnante, è brava, quindi E liberiamo. fra poco mi danno anche una laurea in inglese. Allora, buongiorno a tutti. Hello everyone. Il lavoro su Goliarda Sapienza è iniziato circa 10 anni fa, ripercorrendo un po' quelle che sono state le sue pubblicazioni. E credo che in questa sede la possiamo ricordare per tante cose. Mi focalizzerei un po' sugli anni Ottanta, perché per il poco tempo magari che possiamo avere, perché credo che siano gli anni più particolari, siano gli anni anche quelli, cioè, più particolari, quelli dell'incontro con Beppe Costa, con il nostro Beppe, che segnano un cambiamento magari dal famoso romanzo L'arte della gioia, che appunto l'ha resa celebre in tutto il mondo, soprattutto negli ultimi 10 anni, quando è stato tradotto in Francia, in Inghilterra, in Germania, prima in Spagna e in tantissimi altri paesi, addirittura in Israele di recente è arrivato, in Romania. E segnano un salto perché lei aveva finito di scrivere questo romanzo alla fine degli anni 70 e poi per una questione di economica finisce in carcere nel 1980. Da lì escono due romanzi, uno è L'Università di Re Bibbia che è pubblicato nel 1983, l'altro è Le certezze del dubbio che appunto esce nel 1987 grazie a Beppe Costa che, se non sbaglio, come ci siamo raccontati diverse volte in privato e poi è finito anche nella tesi di dottorato, attraverso l'amicizia comune di Dario Bellezza, prima che dà impulso a questa collana Inediti Rari e Diversi all'interno della Pellicano Libri, e poi con l'appoggio di Adele Cambria, che era una grande amica di Goliarda, femminista, sapete, giornalista No, e tante altre Goliarda. cose, Sì, no. sta cercando Beppe il libro. È stato portato all'attenzione appunto di Beppe questo romanzo che poi è uscito nell'87, insieme a. In una stessa collana in cui escono anche altri autori importanti, Bellezza che sarà ricordato più tardi, e Anna Maria Ortese, la stessa Adele Cambria e altri. La cosa che mi ha incuriosito di quegli anni lì è stato diciamo, ricostruire un po' cosa è successo attorno all'Università di Re Bibbia, perché è curioso come un romanzo che quello precedente, cioè L'arte della gioia, è rifiutato da tante case editrici, secondo quello che ci è stato ovviamente raccontato sinora. E poi è curioso come Goliarda Sapienza invece arrivi a pubblicare per Rizzoli nel 1983. E poi non è vero che era una donna, ce lo siamo dette con Chiara in privato, ma è questo che vorrei far passare, più che tanti dati, tanti dettagli. Non è vero che fosse una donna isolata dal suo contesto intellettuale, dalla Roma del suo tempo. Quindi è sentire comune che ha avuto ovviamente degli alti e bassi di vita, ha avuto delle vicende editoriali complicate. Ma negli anni Ottanta è stata sicuramente vicina ad alcune figure del femminismo italiano, milanese, romano, è stata vicina ad alcuni partiti politici, poi magari non se ne è fatto niente e come dice, mi ha detto Beppe tante volte, la tiravano per la giacchetta di qua e di là, ma lei non voleva saperne. Però era nel mondo ed era nel mondo anche quando scriveva L'arte della gioia. Quindi
ho cercato di concentrare un po' la mia attenzione attorno alle vicende editoriali e critiche di quel periodo lì. Non ultimo, ma ve lo accenno solo, un gruppo di scrittura che è nato alla fine degli anni 80 e è proseguito fino agli anni 90 con Elena Giannini Bellotti, Adele Cambria ed altre figure. I can translate. Hello everyone. My PhD thesis, my work, in my work I studied Goliarda Sapienza on the authorial, critical and editorial side. And I think the 80s are a very important time because she finished to work on the art of joy, l'arte della gioia, before, between the 60s and the 70s. And then she changed everything when she was, I don't know how to say, but she was inside Rebibbia prison in 1980. And then I would like to say that the 80s are important also because in the 80s she experimented a new type of writing with two novels. About the time she spent in Rebibbia. And one is was edited by Beppe Costa and Adele Cambria in 1987, Le certezze del dubbio. And I think she was a great, great woman and a free woman. Freedom is... her label, her, yes, her label. But I would like to say also she refused all labels. And she was a very strong and difficult, I would say, writer to understand in time. Penso che di poter tradurre anche questo, cioè penso che sia una scrittrice che rifugge le etichette, ce lo siamo dette con Chiara privatamente, con Beppe tante volte, ma l'etichetta, se proprio vogliamo metterne una, tra virgolette, può essere la libertà, perché lei è stata libera, è stata forte e libera nelle sue scelte, ecco. Non so se Chiara vuoi dire qualcosa tu, che l'hai letta a lungo e profondamente. No, io volevo chiedere a Beppe innanzitutto, poi com'è stata la vicenda della pubblicazione Le certezze del dubbio, perché è la festa di Beppe, insomma, quindi Beppe ora ci racconta perché e certo. Per come e come ha pubblicato Le certezze del dubbio, perché questo parla dello straordinario impegno di Beppe per il riconoscimento delle... comunque sia della Bacchelli per gli autori meno fortunati. E quindi, poi io aggiungerò una piccola cosa da lettrice, ma sempre poco rispetto a quello che potete dire voi. Beppe, dici la genesi delle certezze del dubbio. È abbastanza facile. Lei è di Catania come me. Io andavo al Mirone, pure lei andava al Mirone. Fra l'altro io con l'Arci lo organizzavo il Mirone, però non ce l'avevamo mai incontrati da questo punto di vista, anche perché forse amava i giovani soprattutto. E quindi io già ero abbastanza vecchio, come dire, ma sto scherzando. E, eravamo a casa di Adele scherzando, giocando, eccetera, eccetera. A un certo punto mi ha dato, stavano parlando delle certezze del dubbio e Adele diceva che nessuno l'aveva potuto pubblicare. Tra l'altro accenna una cosa, lei era inserita ricordate le garzantine, nelle prime garzantine era inserita, ma quando abbiamo cominciato questa sorta di battaglia per fargli avere la legge Bacchelli, nell'edizione rinnovata, perché veniva pubblicato ogni anno, sparì completamente dalla garzantina. E sparì anche dalla letteratura italiana,
dove già l'aveva messa Muschetta, ma poi l'ho scoperto queste cose perché io, avendo pubblicato soltanto 3 libri, avevo inserito anche la Pellicano Libri in questa letteratura che cosa vede. E Goliarda però non presentava il dramma che ne hanno fatto dopo. Il dramma semmai è nato e in me nasce con la sua morte. Io e Adele sospettiamo delle cose, però di questo non desidero parlare, desidero soltanto parlare del fatto che io ho preso questo libro, questo mattone, perché lei poi scriveva a penna su quadernoni enormi, su quaderni grandi, e poi Angelo ribatteva, no? Quindi la calligrafia era abbastanza leggibile, devo dire, a quell'epoca per me. Quindi ho cominciato a leggere, ho detto, oh, ma lo devo leggere così, non si può battere in macchina, a macchina. E poi non mi ricordo, sono passati 2 o 3 giorni, ci siamo rincontrati a casa di Adele Cambria e ci ha dato questo libro, dati l'ho scritto. Allora non c'era la possibilità, i PDF, i file, queste cose non c'erano. Quindi io, man mano che leggevo le pagine, avevo un consigliere vicino, che era mio figlio, che si commuoveva, Dante, che si è messo a piangere quando ha letto L'innocenza di Dario Bellezza. Cioè io, ora magari questa cosa l'ha persa con i libri crescendo, eccetera, ma allora che era abbastanza, aveva 15 o 16 anni più o meno, era il mio consigliere, l'unico consigliere, perché lui era appassionato di libri, come forse molti hanno notato. E la stessa sera decidemmo, telefonando, avevo pudore io con Goliarda, anche se era lei molto, molto estroversa, ci abbracciavamo, eravamo tutti e due siciliani, insomma. Poi ho cominciato, ancora la libreria non c'era, siamo nell'86 credo. E quindi speravamo in una situazione del genere che la legge Bacchelli fosse una cosa. Va detto che non c'è stata la Bacchelli, ma in tutta questa operazione c'entra moltissimo, lo devo riconoscere, Marta Mazzotti, perché gratuitamente a spese sue è venuta in Sicilia a presentarla e ha fatto un incontro con lei a quel teatro romano dove c'è il Bagaglino, ecco, al Bagaglino, e quindi dove sì, sono arrivate molte persone, devo dire, ma al buffet, diciamo al buffet, e vendita dei libri è stata quasi zero, perché a suo titolo La certezza del dubbio, che è il mio credo, perché quando le persone sono sicure io dico, ma non hai il dubbio? Le persone. E poi abbiamo frequentato, è successo un episodio anche questo strano, poi si farà la sintesi, che i nostri 2 libri sono andati in ristampa, il mio secondo romanzo è andato in ristampa contemporaneamente a quello a quello di Goliath, cioè si sono mischiati, un intero capitolo finì in legatoria nelle certezze del dubbio. E lei, anziché rammaricarsi, si è divertita moltissimo, anche perché io ero e sono ancora un individuo divertente, anche se molti dicono di me burbero, così come dicono di Goliarda che era una persona triste. E una persona triste non lo era affatto, solamente anche lei, come Adele Cambria, andando da Costanzo, ha parlato di me anziché parlare di sé. E che io l'avevo mandata là, avevo la possibilità, grazie a Barbara Alberti, che era la consigliera a quell'epoca. Però quando Costanzo gli ha chiesto la passerella, si è alzata, incazzata e se n'è andata. Stessa cosa che ha fatto Adele Cambria. Quindi, e poi, quando abbiamo aperto la libreria, stava sempre con noi altri. Quindi, se qualcuno diceva, ma è tua mamma, è troppo giovane per essere mia mamma, aveva 2000 scialle messi addosso, e saliva sui banchi e ballava il tango o altre cose, perché era esuberante. E poi ci raccontava di Kundera che la corteggiava, di quanti uomini le venivano appresso, ma lei dal punto di vista del corpo è come se non lo sentisse, un po' ci somigliamo, ecco, faccio una confessione, ecco perché le donne mi lasciano, forse perché non penso troppo al corpo, né al mio né a quello della mia eventuale compagna. Quindi donne, siete avvisate, potete avere la mano. Allora, questa era Goliarda, era questa, quello che ho detto io adesso, l'ultima frase, è proprio una frase che poteva essere di Goliarda. Avevo un amico
psichiatra, ma era lui il matto. Non so se Alessandra Trevisana e Claudio Cundere, che poi mi è toccato pubblicare anche le poesie, per aiutarla, forse anche economicamente, l'ha ospitata a Frascati, dove lui dirigeva il reparto di psichiatria, perché aveva tentato il suicidio. Però insomma la storia è abbastanza lunga, per dire, anch'io ho tentato il suicidio quando avevo 8 anni. E, voglio dire, queste cose possono succedere. Poi in effetti è diventata come se tutti la rifiutassero, ma non è di questo che c'era il piagnisteo, come succede a molti autori, mi hanno rifiutato. Non era, era da una parte una delusione, visto che era già stata pubblicata Carzani, dall'altra parte era quasi una conquista. E ricordo una frase che mi disse Leo Ferré, ma non è meglio pochi ma buoni, non è questo, sarebbe, non so come dire in questo momento, quando hai troppi lettori vuol dire che non vale quasi niente. In effetti è così, perché i libri più popolari in Francia, faccio una piccola parentesi, in Francia c'era un poeta che aveva scritto Toi et moi, era il più venduto di tutti. Non mi ricordo se sia, c'era Reverdy che scriveva delle bellissime poesie, c'era Prevet, c'era Rodin, ma quello che vendeva di tutti era questo che aveva scritto questo libro, Toi et moi, che era soli soli ce ne andiamo tenendoci per mano, cuore, 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 ci diciamo solo amore, insomma queste boiate qua. Quindi succedeva questo, quindi da un certo punto di vista Goliarda era quasi... quasi contenta che venisse rifiutata, cioè non c'era questo, non ricordo che ci fosse questo lamento, perché se ci fosse stato questo lamento, L'arte della gioia l'avremmo pubblicato, ma lei non si sentiva pronta. L'arte della gioia esce per merito di Angelo Pellegrino, che probabilmente, diciamo che l'ha sistemato in alcuni punti, o l'ha variato. Se fate una sintesi breve breve, perché ma proprio brevissima. Yes. Ho parlato troppo. Beppe said that when he published the book in 1987, Le certezze del dubbio, by Pellicano Libri, he had a written draft by Adele Cambria and Goliarda. They were at home and they spoke about the book and they decided to publish it sooner. So in that time, he said that Goliarda was happy, a happy person, and she didn't had problems of mental health in deep, and she was a person who stayed a lot in the bookshop in Rome that Beppe opened in that time. And he helped her a lot to work on her things at that time. And he's saying that she was happy about, how to say, about not having the great success she received today. Because she was sure about her work, and she thought, also Beppe thought, agree with this. She thought that if you have a lot of readers, if you have a great audience, you're not a good poet, you're not a good writer. Ok. Io volevo aggiungere soltanto una cosa. Leggere Goliarda Sapienza è, per favore Ale, poi lo dici, sono due. Leggere Goliarda Sapienza per me è stata un'esperienza di conoscenza molto profonda, che mi ha portato a conoscere Beppe, mi ha portato a conoscere tantissime persone, Alessandra, e soprattutto a scoprire un modo diverso di essere donna in maniera più libera e più indipendente. Goliarda ha scritto poesie, pièce teatrali, sceneggiature, pamphlet sui bar, dove incidentalmente si parla della psicologia di chi uccide.
della vertigine che si ha nel parlare con le persone che conosciamo un momento e a cui riveliamo la nostra verità proprio perché le conosciamo per un momento solo. Io spero che voi la iniziate a conoscere, se non la conoscete, e l'amiate quanto me. Adesso Ale legge delle poesie e io leggerò una lettera che lei scrive alla sua compagna di prigionia. Okay, Chiara said that I don't know if everyone knows Goliarda Sapienza. Non so se tutti conoscono Goliarda Sapienza. Vi invitiamo a leggerla. Ma Chiara said that she met Goliarda as a writer and she is a reader offshore. And she understood that Goliarda taught her how to be a different woman, more independent, more free. Is it correct, Chiara? Yes. And she's inviting us to read Goliarda and to meet Beppe also. In the context and inside her work, because as Beppe said, they are very familiar together, they are close together. And so that's why we are here today to spend some time together in poetry and talking about Goliarda Sapienza and other poets and writers. Allora, io vi leggo, non ricordavo più di aver tradotto, tra virgolette, un paio di poesie di Goliarda Sapienza, è una baraonda a questo periodo, quindi capite che ogni tanto mi sfugge qualche pezzo. Comunque, ho un paio di poesie da Ancestrale, che è stato pubblicato nel 2013 dalla Vita Felice, e ve le leggo in italiano e in inglese, così tutti capiranno. I'm reading two poems by Goliarda Sapienza. She wrote them in the 50s or the 60s, and I have the Italian version, her version, and my translation in English. And then Goliarda, sorry, and then Chiara is reading a letter by Goliarda, a recent letter, a recent published letter in Italian. Voglio ricordare, ma ho paura di smarrire nel nero dei capelli di un sonno prolungato qualche accento della tua voce di ieri. Ho paura di svegliarmi col sole che scantona dietro l'angolo buio della casa. I want to remember, but I'm scared to lose amidst the dark air of an extended sleep some accents of your yesterday's voice. I'm scared to wake up with the sun that ducks round the dark corner of the house. La seconda poesia invece è questa. Non sapevo che il buio non è nero, che il giorno non è bianco, che la luce acceca e il fermarsi a correre ancora di più. I didn't know that dark isn't black, that the day isn't white, that light blinds. And standing still is to run again and even more. Chiara, prego. Questa è, puoi tradurre un attimo? Sì. Questa è una lettera a Renata Bruschi, che è la sua compagna di cella, a Rebibbia, a cui lei dedica Le certezze del dubbio, e con cui poi lei ha un rapporto d'amicizia abbastanza stretto fra un arresto e l'altro della Renata Bruschi. Chiara is reading a letter addressed to Renata Bruschi, who is Goliarda's companion at Rebibbia prison. And she had a very close relationship with her. And Chiara is saying that Goliarda dedicated her book Le certezze del dubbio, published by Beppe Costa, Pellicano Libri, to Renata Bruschi.
Renata cara, ho ricevuto la tua lettera del 17 e la cartolina. Hai perfettamente ragione. È soprattutto l'ambiente che mi circonda a soffocarmi. Ma dovrei dire che mi soffocava, perché il mio atto, per loro rubare, per me di protesta, ha spazzato via dentro di me tutti loro. E adesso, grazie anche a voi, ricomincerò da sola e senza più legami affettivi, suggestioni di un passato già morto che non voleva morire dentro di me. Ricordi? Quanto all'operaio, da almeno 20 anni la penso come te, ed è per questo che ho scritto L'arte della gioia. E Modesta, la mia protagonista, per qualcuno che la pensa come te e me. E sono proprio loro, i compagni, che non vogliono che il mio libro esca. Figurati gli altri. Mi manchi molto, Goliarda. Bellissima, bellissima. Grazie, Chiara. Io ho fatto una traduzione in inglese molto letterale, se volete la leggo. Sì, sì. Sì, sì. Ok. Dear Renata, I've got your letter from the 17 and your postcard. You are totally right. It's above all the environment in which I am and that cuts my hair off. But it would be better to say that choked me in the past, because my action, robbery for them, reaction for me, blown them all away inside of me. And now, thanking you all, I will start again alone with emotional ties and suggestion from a past already death that didn't want to die in mind, memories. About the Oberaio, I agree with you from several years. That's why I wrote the Arte della Gioia and Modesta, my main character, for someone who think in the same way you do. The fact is that all of them, the companions, don't want to publish the book, so you can imagine how the other peoples can help us. Missing you too much, Goliarda. Grazie ragazze, veramente splendido questo intervento, brave. Allora, gli amici italiani invitano, ma anche in Francia si trova L'arte della gioia. Agli amici, non so se si vede, aspetta, perché io sono L'arte della gioia. Non okay, you can find her book in France and also in Italy. Grazie. E agli amici italiani invito a leggere, perché ci sono anch'io qua dentro, quindi lo faccio anche, invito a leggere. Però rivolgetevi a Pellicano Libri, a me stesso, perché è un saggio che si legge come una bella avventura. Possiamo chiamarla così, Alessandra, come un libro d'avventura, perché è un'avventura tua che hai rivissuto. È veramente molto bello. Che hai rivissuto la vita di Goliarda, inserendo anche la nostra. Quindi potete rivolgervi a me oppure alla libreria, sia su Facebook che su... Vi verrà spedito e vi verrà dato anche in omaggio, visto che dobbiamo fare la spedizione. Non vi dico cosa vi diamo in omaggio. Ok? Allora, grazie.